Siamo con la signora Carla Strappaghetti, che per la Proloco di Capanne si occupa di aspetti amministrativi e di gemellaggi, e questa sera sotto l'aspetto dei gemellaggi vedremo qualcosa di particolare. Intanto, signora Carla, raccontiamo le emozioni che si vivono all'inizio di questa 40ª edizione della Sagra della Ranocchia. Buonasera a tutti, sono fortissime le emozioni perché è un anno di lavoro per arrivare alla Sagra, quindi da prima sera siamo tutti molto gasati, diciamo la verità. Ieri sera ci ha un pochino disturbato quella pioggerella, ma non più di tanto, e quindi è andata bene lo stesso, non ci sono problemi. Poi oggi sono arrivati i nostri amici di Treviso, siamo gemellati le due sagre, cioè la nostra Sagra della Ranocchia e la loro Festa delle Rane, sono gemellate dal 2004, gemellaggio proprio su tutti i punti di vista, perché l'abbiamo fatto con il sindaco, il comune sia Perugia che a Santa Lucia di Piave, che è il loro comune. Quindi tutti gli anni c'è questo scambio e siamo felicissimi che sono venuti a trovarci. E allora questa sera, nel primo sabato della Sagra numero 40 della Granocchia, abbiamo dunque gli ospiti trevigiani gemellati da ben 13 anni con la Sagra di Capanne. Vogliamo subito sentire il signore che si presenta da solo? Sono Vitalino, vicepresidente dell'associazione ENAR di Santa Lucia di Piave. Appunto, sono diversi anni che siamo gemellati, ci siamo conosciuti, è un affetto che ci lega moltissimo e ogni anno contraccambiamo, loro vengono a trovarci noi e noi veniamo a trovare loro. Ci dica differenze e punti di contatto fra le due sagre e le due realtà. La nostra è quasi un po' più industriale della loro, perché abbiamo più posti a sedere, tanti capannoni e tutto. La loro è una festa grande lo stesso, però un po' più a conduzione familiare, possiamo dire, sebbene è grande. Carla, com'è nata questa scelta, questo gemellaggio, questo incontro fra due realtà apparentemente così, almeno territorialmente lontane? Molto lontane. Dunque, è nato in occasione del 25esimo anno della nostra sagra. Abbiamo voluto fare qualcosa di particolare e ci siamo gemellati, però non con loro, ma con un'altra festa, che è la Sagra delle Rane, che c'è a Santa Bianca di Bondeno Ferrara. Quindi siamo gemellati con tutte e due, questa nel 2003. Poi adesso ci siamo gemellati ancora con un'altra Festa delle Rane, che è a Fontanelle di Atri, Teramo, e anche loro fanno la Festa della Rana e ci siamo gemellati nel 2012. Quindi è una bella esperienza, è uno scambio proprio, loro sicuramente ci danno tanto, noi cerchiamo di offrire e di far conoscere i nostri luoghi, la nostra regione, abbiamo visitato tante cittadine. Domani non hanno tutto questo tempo per poter visitare qualcosa, ma andremo probabilmente in riva al lago, vedremo il nostro lago Trasimeno. E loro, quando andiamo da loro, fanno uguale, però ci fanno visitare le loro bellezze, i loro luoghi molto molto belli. Signor Vicepresidente, che cosa la colpisce di più di questa sagra? Qual è l'aspetto che la sorprende maggiormente ogni volta che ha l'occasione di tornare qui a Capanne? Soprattutto l'amicizia che c'hai. La cordialità, stare insieme, convivere questo bel momento che stiamo passando assieme. Cioè, è una festa che non è nostra, però la sentiamo come loro sentono la nostra. È una cosa reciproca. Dal punto di vista culinario c'è in qualche modo una sfida, cioè sono più buone le rane di Capanne o quelle di Treviso? Sono tutte e due buone, solo noi veniamo giù per i umbricelli, sono la fine del mondo. Beh, gli umbricelli, signora Carla, è inutile ripeterlo, sono una leggenda ormai. Sì, sono la nostra specialità, tutti ce li chiedono, tutti vorrebbero sapere come si fa questo benedetto sugo, nessuno lo sa perché è una ricetta che conosciamo solo in pochi e è una nostra esclusiva, quindi se vogliono mangiare gli umbricelli alla capannese devono venire a trovarci. E possiamo dire, vengono fin da Treviso per mangiarli, quindi se voi siete nei paraggi di Capanne non potete mancare. Penso proprio di no, arrivano da così lontano e penso che essere vicini e mancare sarebbe un peccato.